con le ali ai piedi, attraversammo la zona boscosa che ci separava dal fortino, sentendo a ogni passo le grida dei pirati risuonare più vicine. Presto udimmo il loro scalpiccio e lo schianto dei rami spezzati dalla furia delle loro corsa. Io capii che andavamo incontro a una seria scaramuccia e verificai la mia esca. Capitano, dissi, Trelawney è un ottimo tiratore. Dategli il vostro fucile, perché il suo è inservibile. Scambiarono i fucili e Trelawney, muto e impassibili come era stato fin dal principio del trambusto, sostò un momento per accertarsi che l'arma era in ordine. In quel mentre io, accortomi che Gray era senza armi, gli porsi il mio coltellaccio. Egli si sputò nella mano, aggrottò le sopracciglia e agitò nell'aria la lama facendola sibilare. E noi ne avemmo il cuore allargato perché ogni suo gesto diceva chiaro che la nostra nuova recluta valeva il pane che mangiava. 40 passi più in là, sbucammo sul margine del bosco e vedemmo dinanzi a noi la palizzata. Abbordammo il recinto verso il mezzo del lato sud e quasi al medesimo istante 7 rivoltosi con Job Anderson, il mastro d'equipaggio, alla testa, apparvero gridando all'angolo sud-ovest. Ristettero come sconcertati e prima che si riavessero dalla sorpresa il cavaliere e io e non solo ma anche Hunter e Joyce dall'interno della ridotta fummo in tempo a fare fuoco. I 4 nostri colpi si sparpagliarono in una salva alquanto irregolare, ma ottenendo lo scopo. Uno dei nostri nemici cadde e gli altri, senza esitare, voltarono le spalle e si tuffarono nella macchia. Dopo aver ricaricato, andammo giù lungo l'esterno della palizzata a vedere il nemico caduto. Era stecchito. La palla lo aveva colpito nel mezzo del cuore. Stavamo rallegrandoci del nostro buon successo quando un colpo di pistola crepitò nella boscaglia, una palla mi fischiò rasente all'orecchio e il povero Tom Redruth tentennò e si abbatté lungo disteso al suolo. Il cavaliere e io rispondemmo al colpo, ma siccome tiravamo a casaccio è probabile che soltanto sciupassimo la polvere. Dopodiché ricaricammo un'altra volta e riportammo la nostra attenzione sul disgraziato Tom. Il capitano e Gray erano già curvi su di lui e io, con un'occhiata, mi accorsi che tutto era finito. Credo che, data la immediatezza della nostra replica, la salva avesse disperso nuovamente i ribelli, poiché senz'altra molestia potemmo prendere il corpo del vecchio guardacaccia, issarlo al di sopra dello steccato e ricoverarlo gemente e sanguinante nella ridotta. Il povero vecchio non aveva mai proferito una parola di sorpresa, di lamento, di paura o anche solo di acquiescenza dal principio delle nostre tribolazioni fino al momento in cui l'avevamo deposto lì dove doveva morire. S'era appostato nella corsia dietro il suo materasso come un valoroso troiano. Aveva eseguito ogni ordine in silenzio e bene, con assoluta devozione. Era di 20 anni il più anziano dei nostri ed ecco, toccava a lui, a questo vecchio fedele e volenteroso, morire. Il cavaliere cadde in ginocchio accanto a lui e gli baciò la mano singhiozzante come un fanciullo. «Me ne vado, dottore?» chiese il moribondo. «Tom, amico mio», risposi, «tu ritorni al creatore». Avrei prima voluto regalar qualcuno dei miei confetti a quelli là. Tom, lo interruppe il cavaliere, dimmi che mi perdoni, vuoi? Le pare che sarebbe rispettoso da me a lei, signor cavaliere. Nondimeno così sia. Amen. Dopo un breve silenzio, Tom espresse il desiderio che qualcuno gli leggesse una preghiera. È l'usanza, signore, aggiunse come per scusarsi. E poco dopo, senza altre parole, spirò. Frattanto il capitano, del quale avevo osservato le tasche e il petto gonfio, aveva tirato fuori un mucchio di cose, tra le più disparate: la bandiera inglese, una Bibbia, un rotolo di corda abbastanza forte, penna e calamaio,
il libro di bordo e una gran quantità di tabacco. Trovato poi nel recinto il fusto alquanto lungo di un abete, abbattuto e spoglio, l'aveva con l'aiuto di Hunter rizzato al canto della ridotta dove i tronchi incrociati formavano un angolo, e arrampicatosi sul tetto aveva con le sue stesse mani spiegate e issate la bandiera. Ciò parve riconfortarlo assai. Dopodiché rientrò nella casa e si accinse a passare in rassegna le provvigioni, quasi null'altro lo interessasse. Ma non mancò di badare al trapasso di Redruth, e appena questi ebbe chiuso gli occhi, si appressò portando un'altra bandiera e dovutamente la distese sul cadavere. Non affliggetevi, signore, disse al cavaliere, stringendogli la mano. Egli è fortunato. Nulla ha da temere un marinaio che è morto compiendo il proprio dovere verso il capitano e verso l'armatore. Può non essere buona teologia, questa, ma è un fatto. Poi mi trasse in disparte. Dottor Livesey, mi chiese, fra quante settimane credete che arriverà l'altra nave? Io gli risposi che non si trattava di settimane, bensì di mesi, che se noi non fossimo ritornati alla fine d'agosto, Blandly avrebbe mandato qualcuno a cercarci, ma né prima né dopo. Può lei stesso fare il conto, aggiunsi. Ebbene, riprese il capitano grattandosi la testa, pur facendo una larga parte ai benefici della provvidenza, direi che siamo piuttosto mal ridotti. Cioè, è un peccato che abbiamo perduto questo secondo carico. Ecco che cosa intendevo dire. Per le munizioni ce la potremmo cavare, ma quanto a viveri siamo scarsi, assai scarsi. Al tal punto, dottor Livesey, che quasi è un bene ritrovarci con quella bocca di meno, e accennò con l'indice al corpo che giaceva sotto la bandiera. In quel momento, con un ruggito e un sibilo, una palla di cannone passò in alto al di sopra del tetto della casa e andò a cadere lontano nella boscaglia. Oh, esclamò il capitano, fuoco volante! Avete già abbastanza poca polvere, giovinotti miei! Al secondo tentativo il colpo fu meglio diretto e il proiettile cadde entro lo steccato, sollevando una nuvola di sabbia ma senza cagionare altro danno. Capitano, fece il cavaliere, la casa è del tutto al di fuori della visuale del bastimento, probabilmente mirano alla bandiera, non converrebbe abbassarla. Ah! Abbassare la bandiera? Gridò il capitano. No, signore, mai. Queste parole riscossero il generale consenso, poiché quell'uscita rivelava non solo il maschio valoroso uomo di mare, ma anche l'accorgimento politico di chi intendeva mostrare al nemico che non temeva le sue cannonate. Durante tutta la sera si accanirono a bombardare. L'una dietro l'altra le palle di cannone ci oltrepassavano o non arrivavano fino a noi o cacciavano in aria la sabbia dello steccato. Ma il tiro era talmente elevato che la palla ricadeva morta e si affondava nella soffice arena. Nessun rimbalzo era da temere, e quantunque un proiettile fosse penetrato per il tetto della casa, andando a conficcarsi nel pavimento, presto ci abituammo a quel gioco grossolano senza dargli più importanza che al cricket. C'è una cosa buona in tutto questo, osservò il capitano. Ed è che il bosco dinanzi a noi è sgombro. La marea da un po' di tempo si sta ritirando e le nostre provvigioni dovrebbero trovarsi all'asciutto. C'è qualcuno che voglia andare a prendere del lardo? Gray e Hunter si offrirono per primi. Armati fino ai denti, si slanciarono fuori dallo steccato, ma senza frutto, poiché gli ammutinati, più arditi che non ci aspettassimo, ovvero fidenti nella perizia del tiratore di Israel, stavano già impadronendosi delle provvigioni e trasportandole a guado in una delle imbarcazioni che era lì appresso e che un remo, opportunatamente manovrato, manteneva ferma contro la corrente. Silver, installato a poppa, teneva il comando e ognuno di loro adesso era munito di un moschetto tratto non si sa da quale nascondiglio. Il capitano, intanto, seduto davanti al libro di bordo, scriveva: Alexander Smollett, capitano,
David Livesey, medico di bordo. Abraham Gray, secondo carpentiere. John Trelawney, armatore. John Hunter e Richard Joyce, servi dell'armatore, i soli dell'intero equipaggio rimasti fedeli. Avendo viveri per 10 giorni a mezza razione, sbarcarono oggi e issarono la bandiera britannica sul fortino dell'Isola del Tesoro. Punto. Thomas Redruth, servo dell'armatore, guardacaccia, ucciso dai ribelli. James Hawkins, mozzo. Proprio in quel punto, mentre io mi commuovevo pensando alla sorte del ragazzo, una voce si udì dalla parte di terra. Qualcuno che chiama, disse Hunter, che era di guardia. Dottore, cavaliere, capitano, hallo, Hunter, siete voi? Squillò la voce. Ed io corsi alla porta e giunsi in tempo per vedere Jim Hawkins, sano e salvo, scavalcare lo steccato. Vedendo la bandiera, Ben Gunn si fermò trattenendomi per un braccio e sedette. «Eccola i tuoi compagni!» disse. «Non c'è dubbio!» «È più probabile che siano i rivoltosi!» feci io. «Che? In un sito come questo, dove non approdano se non i pirati, Silver spiegherebbe la bandiera nera! Stai pur certo, dai retta a me! Sono i tuoi compagni, te lo dico io! C'è stata battaglia e credo che loro se la siano cavata piuttosto bene e ora stanno a terra nel vecchio fortino costruito anni e anni fa da Flint!» Ha! C'aveva una gran testa quel Flint. Roma a parte, un uomo di quello stampo non fu mai visto. Nessuno gli faceva paura. Nessuno eccetto Silver. Silver sì. Ah, aveva quel privilegio, Silver. Ebbene, dissi io, può essere così e così sia. Ragione di più allora perché io mi affretti a raggiungere i miei compagni. No, camerata, rispose Ben. Niente affatto, tu. Tu sei un buon ragazzo, tu, se non mi inganno, ma non sei che un ragazzo per dirgli una parola. Ora, Ben Gunn, sa, neanche per del rum mi si tirerebbe dove tu vai, neanche per del rum. Forse sì, no, finché non abbia visto il tuo gentiluomo di nascita e ottenuto la sua parola d'onore. E non dimenticare le mie parole, di gran lunga più fiducia, eh? Questo hai da dire, di gran lunga più fiducia, e qui tu lo pizzichi. E una terza volta, con la stessa aria di uomo che la sa lunga, mi pizzicò. E quando ci sia bisogno di Ben Gunn, tu sai dove trovarlo, Jim. Eh? Esattamente dove lo troveresti oggi, Jim. E chi verrà tenga in mano qualcosa di bianco, o venga solo. Oh, e tu dirai, Ben Gunn, dirai. Ha le sue proprie ragioni, Ben Gunn? Ha le sue proprie ragioni, ricordatelo. Eh sì, bene, dissi io. Credo di aver capito. Voi avete una proposta da fare e desiderate vedere il cavaliere o il dottore e vi si troverà dove io vi ho trovato. Questo è tutto? E a quale ora? Di. Aggiunse. Ebbene, a quale ora mettiamo mezzogiorno 3? Tra mezzogiorno e 3 all'incirca? Sì, siamo intesi. E ora posso andare? Non ti dimenticare mica, chiese ansiosamente. Di gran lunga più fiducia, eh? E le sue proprie ragioni, eh? Questo è l'essenziale, Jim. Te lo dico da uomo a uomo. Ebbene, allora. E seguitava a trattenermi. Puoi andare, Jim? Jim? Jim, se per caso vedessi Silver, Non lo tradiresti mica, Ben Gunn, eh? Neanche a tirarti con gli argani lo tradiresti, no? Non è vero, Ben Gunn? E se i pirati si accampano a terra, Jim, che dirai tu se l'indomani ci saranno delle vedove? A questo punto una forte detonazione lo interruppe e una palla di cannone arrivò squarciando la macchia e andò ad affondarsi nella sabbia a meno di 50 metri dal luogo dove stavamo discorrendo. E noi fuggimmo a gambe levate, ciascuno per la sua strada. Durante un'ora buona, frequenti colpi seguitarono a scuotere l'isola e le palle a sforacchiare con fracasso la boscaglia, mentre io passavo da un nascondiglio all'altro, perseguitato sempre, almeno così mi pareva, da quei tremendi proiettili. Ma verso la fine del bombardamento, pur non osando ancora avventurarmi dalla parte del fortino dove le palle battevano di preferenza,
Cominciai in certo modo a riprendermi di animo e dopo un lungo giro verso est, strisciando fra gli alberi, scesi alla riva. Il sole era appena tramontato. La brezza marina si levava destando sussurri nella selva e arruffando la superficie opaca della baia. La marea si era ritirata scoprendo larghi tratti di sabbia e l'aria fredda succeduta alla calura del giorno mi pungeva attraverso il camiciotto. L'Ispagnola, la nostra nave, era sempre accorata al medesimo posto, ma alla cima dell'albero maestro sventolava il Jolly Roger, il vessillo nero dei pirati. Mentre stavo guardando, un altro lampo rossastro balenò con un tuono che risvegliò il coro degli echi e un'altra palla di cannone tagliò l'aria, sibilando. Era la fine del bombardamento. Rimasi qualche tempo a osservare il trambusco che succedeva all'attacco. Sulla spiaggia, vicino alla palizzata, alcuni stavano demolendo qualcosa a colpi di ascia. Il nostro piccolo disgraziato canotto, come più tardi scoprì. Più in là, presso l'imboccatura del fiume, un gran fuoco avvampava in mezzo agli alberi e rischiarava una delle imbarcazioni che faceva la spola tra quel punto e la nave. Gli uomini, che già avevo visti così abbattuti, ora invece, vogando, schiamazzavano allegri come ragazzi. Ma quelle voci sgangherate tradivano il rum. Mi parve finalmente di potermi incamminare verso il fortino. Io mi trovavo assai lontano, sulla lingua di terra bassa e sabbiosa che chiude l'ancoraggio a est e a mezza marea rimane congiunta con l'isolotto dello scheletro. Ed ecco che rizzatomi in piedi vidi un po' più in là su quella striscia di terra sorgere tra i bassi cespugli, assai alta nel cielo ed un candore abbagliante una rupe isolata. E pensai che fosse la rupe di cui Ben Gunn mi aveva parlato, dicendo che se un giorno o l'altro vi fosse bisogno di un canotto, avrei saputo dove cercarlo. Camminando rasente la boscaglia, raggiunsi la parte posteriore della palizzata, dal lato della riva, e fui subito festosamente accolto dai fedeli miei camerati. La mia storia fu presto raccontata. Dopodiché cominciai a guardarmi intorno. La casa, cioè tetto, muri, pavimento, era fatta di rozzi tronchi di pino. Il pavimento sovrastava qua e là di un piede e mezzo, il livello della sabbia. La porta dava in un vestibolo dove la piccola sorgente scaturiva brillando entro una vasca alquanto bizzarra, formata nient'altro che da una caldaia di ferro da nave, privata del suo fondo e interrata nel suolo. Poco rimaneva oltre la carcassa della casa. Solo in un canto si vedeva una lastra di pietra che serviva da focolare e un vecchio e rugginoso corbello di ferro destinato a contenere il fuoco. I pendii del monticello e tutto l'interno della palizzata erano stati liberati dagli alberi per costruire la casa e i ceppi stessi mostravano quale superbo e splendido bosco fosse stato distrutto. Dopo l'abbattimento degli alberi, quasi tutto il terreno vegetale era stato asportato dalle acque o seppellito sotto la duna. Soltanto dove il piccolo rivo, diramandosi dalla caldaia, scorreva, una spessa pelliccia di muschio, alcune felci e certi piccoli serpeggianti cespugli mettevano ancora tra la sabbia una nota di verde. Addosso alla palizzata della casa, troppo addosso per la difesa, dicevano essi, il bosco lussureggiava ancora alto e denso, esclusivamente formato di pini dalla parte del monte e mescolato di querce sempreverdi dalla parte del mare. La fresca brezza vespertina della quale ho parlato fischiava attraverso le fessure della rozza costruzione e seminava il pavimento di un'incessante pioggia di sabbia fine. Dappertutto era sabbia, sabbia nei nostri occhi, sabbia tra i nostri denti, sabbia nelle nostre minestre, sabbia danzante nella sorgente al fondo della caldaia, simile a una zuppa quando comincia a bollire. Un buco quadrato nel tetto faceva da camino, ma una parte appena del fumo vi trovava sfogo, il resto turbinava per la casa, costringendoci a tossire e a lacrimare. Aggiungete a tutto questo che Gray, la nuova recluta, aveva la testa fasciata per una ferita riportata nello strapparsi dagli ammutinati.
E quel povero vecchio Tom, tuttora insepolto, giaceva lungo il muro, rigido, sotto la Union Jack. Fossimo rimasti così oziosi, la malinconia ci sarebbe saltata addosso. Ma il capitano Smollett non era un uomo da lasciare il tempo per ciò. Chiamatici, ci divise in due squadre. Da una parte il dottore, Gray e io, dall'altra il cavaliere, Hunter e Joyce. Malgrado la stanchezza generale, due furono mandati a raccogliere legna nel bosco, altri due messi a scavare la fossa per Redruth. Il dottore ebbe il posto di cuoco, io di guardia alla porta, e lo stesso capitano andava dall'uno all'altro incoraggiandoci tutti e dando una mano dove occorreva. Di tanto in tanto il dottore veniva alla porta a respirare un po' d'aria e a riposare i suoi occhi irritati dal fuoco, e sempre aveva una parola per me. Questo Smollett, mi disse una volta, vale più di me, e ciò significa qualcosa, Jim. Un'altra volta, dopo un silenzio, piegò la testa da un lato e mi fissò, chiedendo: questo Ben Gunn, che uomo è? E non saprei, signore, non sono sicuro che sia tanto sano di mente. Ah, se hai qualche dubbio, di pure che non lo è, riprese il dottore. Un uomo rimasto 3 anni a rosicchiarsi le unghie sopra un'isola deserta non potrà mai apparire sano di mente come uno di noi. Non è conforme a natura. Ma tu mi dicevi che sospirava un pezzo di cacio, no? Sì, signore, cacio. Ebbene, Jim, vedi che a qualcosa giova essere ghiotto. Tu conosci la mia tabacchiera, no? E mai mi vedesti prendere tabacco? No. Lo sai perché? Perché nella tabacchiera tengo un pezzo di cacio parmigiano. È un cacio fatto in Italia, assai nutriente. Ebbene, sarà per Ben Gunn. Prima di metterci a tavola, seppellimmo il vecchio Tom nella sabbia. E per alcuni momenti restammo raccolti intorno a lui, a capo scoperto, nel vento. Un bel mucchio di legna era stato radunato, ma non bastevole a giudizio del capitano, che scosse il capo e disse che l'indomani mattina bisognava rimettersi al lavoro. Con un po' più di accanimento, disse. Dopodiché, mangiato il nostro lardo e bevuto ciascuno un buon bicchiere di grog all'acquavite, i tre capi si riunirono in un angolo a esaminare la situazione. Io credo che non sapessero come uscirne, essendo le provvigioni così scarse che la fame ci avrebbe costretti ad arrenderci prima che l'aiuto arrivasse. Il miglior partito, così conclusero, era di fare dei vuoti nelle file dei filibustieri fino a deciderli ad abbassare la bandiera o a scappare con l'Ispagnola. Da 19 essi erano già ridotti a 15, altri due erano feriti e uno almeno, il marinaio colpito presso il cannone, in gravi condizioni, se non pure morto. Nessuna buona occasione di far fuoco dovevano trascurare e stare bene attenti a risparmiarci. A parte ciò, avevamo due potenti alleati, rum e clima. Quanto al primo, pur attraverso mezzo miglio di distanza, noi sentivamo quei dannati strepitare e cantare fino a notte alta. E quanto al secondo, il clima, il dottore scommetteva la sua parrucca che, accampati come erano nel pantano e sprovvisti di medicine, non sarebbe passata una settimana che metà di loro sarebbe caduta come mosche. Sicché, aggiunse, se non siamo noi ammazzati prima, non gli parrà vero a loro di svignarsela con l'Ispagnola. È sempre un bastimento, no? E potranno riprendere il loro mestiere. Sarà il primo bastimento che perdo, proferì il capitano. Io ero morto di stanchezza, come si può immaginare, e quando mi coricai, il che non fu se non dopo un lungo andare e venire, dormii come una marmotta. Gli altri, all'indomani, erano in piedi da un pezzo e avevano già fatto colazione e accresciuto di un'altra buona metà il mucchio della legna, quando fui svegliato da un trambusto e un rumore di voci. Bandiera bianca! Intesi dire, e subito appresso, con un grido di sorpresa, Silver! In persona! Allora io saltai giù e, stropicciandomi gli occhi, corsi in una feritoia.
In realtà c'erano due uomini fuori dallo steccato, uno dei quali sventolava un panno bianco e l'altro gli stava tranquillamente accanto, niente meno che Silver, in persona. Era ancora assai presto e il freddo pungeva come non mai e penetrava fino alle ossa. Chiaro e pulito era il cielo e le cime degli alberi si coloravano di rosa nel sole. Ma dove stava Silver col suo seguace, tutto era ancora in ombra ed essi apparivano immersi fino al ginocchio in un denso e biancastro vapore che durante la notte era montato dalla palude. Freddo vapore narrava lo squallore dell'isola, luogo umido, febbricoso e malsano. Nessuno si muova, avvertì il capitano. 10 contro 1, questo è un tranello. Poi si volse al filibustiere. Chi va là? Fermo o faccio fuoco! Bandiera parlamentare! Gridò Silver. Il capitano si teneva nel vestibolo, avendo cura di non esporsi a un colpo sparato a tradimento, e rivolto a noi comandò: La squadra del dottore a fare la guardia. Dottor Livesey, favorisca a mettersi al lato nord. Jim a quello est. Gray a quello ovest. L'altra squadra tutti a caricare i moschetti. Svegli ragazzi e attenti. Poi di nuovo si rivolse ai ribelli. E voi, che volete con la vostra bandiera parlamentare? Questa volta fu l'altro a rispondere. È il capitano Silver, signore, che viene a fare delle proposte. Il capitano Silver? Non lo conosco. Chi è costui? Gridò il capitano. E a mezza voce, come parlasse tra sé, l'udimmo aggiungere: Capitano, tch, una bella carriera per Bacco. Long John, replicò egli stesso. Sono io, signore, Long John. Questi poveri diavoli mi hanno scelto per capitano dopo la vostra diserzione. E calcò sulla parola diserzione. Noi siamo pronti a sottometterci poiché ci si intenda sulle condizioni, senza tante cerimonie. Tutto ciò che io vi chiedo, capitano Smollett, è la vostra parola che mi lascerete uscire sano e salvo da questo recinto e mi condurrete un minuto da voi per portarmi fuori tiro prima che si apra il fuoco. Amico mio, disse il capitano Smollett, non desidero affatto parlare con voi. Se avete qualcosa da dirmi, potete entrare. Ecco tutto. Se un tradimento ad avvenire verrà da parte vostra e il Signore vi aiuti. Non occorre altro! Esclamò Long John allegramente. Una vostra parola mi basta. So riconoscere un galantuomo, statene pur certo. Vedemmo il compagno della bandiera bianca tentare di trattenere Silver. Né era da stupirne, data la franca risposta del capitano. Ma Silver gli rise sonoramente sul muso e gli dette una pacca sulla schiena, quasi che l'idea di un pericolo fosse stata assurda. Poi si avvicinò alla palizzata, gettò al di sopra la sua gruccia, alzò in aria una gamba e con grande vigore e destrezza riuscì a scavalcare il recinto e a buttarvisi dentro illeso. Confesso che io mi interessavo troppo a quanto stava accadendo per essere della minima utilità come sentinella. Difatti avevo già abbandonato la mia feritoia per sgusciare dietro al capitano, il quale stava ora seduto sulla soglia, i gomiti sulle ginocchia, la testa nelle mani e gli occhi fissi sull'acqua che gorgogliava versandosi fuori della caldaia di ferro e perdendosi nella sabbia. E canticchiava tra sé: Venite, fanciulle, venite, fanciulli e fanciulle. Guadagnare la cima del Monticello fu per Silver un'assai rude fatica. Contro la ripidezza dell'erta, gli intricati ceppi degli alberi e la mollezza della sabbia dove il piede affondava, egli con la sua gruccia era indifeso come un battello nel vento avverso. Ma vi si accanì in silenzio come un bravo e arrivò al fine davanti al capitano che salutò col più squisito garbo di questo mondo. Si era abbigliato come meglio poteva. Uno smisurato abito azzurro, abito carico di bottoni d'oro, gli pendeva fino sulle ginocchia e un cappello riccamente gallonato gli troneggiava sulla nuca. Eccovi qui, disse il capitano alzando il capo. Ma fareste meglio a sedere.
Non vorreste lasciarmi entrare, capitano? Si dolse Long John. In verità è troppo fredda la mattinata per sedere fuori sulla sabbia. Silver, obiettò il capitano. Se voi fosse piaciuto a rimanere un onesto uomo, potreste ora sedere nella vostra cucina. Colpa vostra. O siete il cuoco del mio bastimento e foste pur ben trattato, o siete il capitano Silver, un volgare ribelle pirata, e in questo caso potete andare a farvi impiccare. Bene, 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 replicò il mastro cuoco sedendo sulla sabbia conforme all'invito. Mi darete poi almeno una mano per rialzarmi. Ecco tutto. Ma che delizioso sito avete trovato. Ah, ecco, oh, ecco Jim. Buongiorno a te, Jim. Dottore, i miei rispetti. Ebbene, eccovi tutti riuniti insieme come una felice famiglia, se così posso esprimermi. Se avete qualcosa da dire, amico mio, è meglio che vi sbrighiate, proferì il capitano. Più che giusto, capitano Smollett. Il dovere, innanzitutto, nessun dubbio. Ebbene, sentite. Ci avete giocato un bel tiro l'altra notte, un bel tiro davvero, non saprei negarlo. Parecchi di voi sono discretamente abili nel maneggiare la manovella. Non negherò che alcuni dei miei siano stati scossi, o magari tutti, e magari io stesso. Ed è probabilmente per questo che sono qui, per trattare. Ma badate bene, capitano, ciò non si ripeterà, per Dio. Faremo buona guardia e diminuiremo un tantinello il rum. Voi forse pensate che eravamo tutti quanti fradici, ma vi assicuro che io non avevo bevuto una goccia, soltanto non ne potevo più dalla stanchezza. E se mi fossi risvegliato un secondo prima, vi avrei presi sul fato, vi avrei. Egli non era ancora morto quando lo raggiunsi, non era. Sicché, fece il capitano Smollett con la massima calma. Tutte le chiacchiere di Silver erano per lui un enigma, ma nessuno mai l'avrebbe immaginato, a giudicare dall'intonazione della voce. Quanto a me, cominciavo a scorgere un filo di luce. Le ultime parole di Ben Gunn mi tornarono a mente. Pensai che egli avesse visitato i filibustieri mentre giacevano ubriachi intorno al loro fuoco e riflettei con gioia che non più di 14 erano i nemici con cui ci restava da fare i conti. «E dunque, ecco qua!» disse Silver. «Noi vogliamo questo tesoro e l'avremo, ecco il nostro punto. A voi preme di salvare la pelle, suppongo, ed ecco il vostro punto. Voi avete una carta, non è vero?» «Può darsi», rispose il capitano. O voi l'avete, sì, lo so bene io, disse Long John. Non è il caso d'essere così ruvidi con la gente, non serve affatto, credete a me. Ciò che intendo dire è che ci occorre la vostra carta. Del resto, io per me non vi ho mai voluto male. Questo mi è indifferente, amico mio, interruppe il capitano. Noi conosciamo perfettamente le vostre intenzioni e non ce ne importa, perché oramai, vedete, la cosa non è più possibile. E guardandolo tranquillamente, il capitano prese a riempire la sua pipa. Se Abram Gray, insinuò Silver. Basta, gridò il signor Smollett. Gray non mi ha detto nulla, né io gli ho chiesto nulla. E ciò che più importa è che vorrei vedere voi e lui e l'isola intera saltare in aria, così, amico mio, sapete ciò che penso a tale riguardo. La piccola sfuriata smorzò i bollori di Silver. Egli, che si stava già irritando, non tardò a ricomporsi. Può essere, disse Silver addolcendo il tono. Io non pretendo determinare quello che la gente per bene può stimare corretto o meno a seconda del caso. E poiché vedo che voi mi preparate a fare una pipata, mi permetterò di imitarvi. E riempì la sua pipa e l'accese e i due uomini rimasero per un pezzetto a fumare in silenzio, ora guardandosi in faccia, ora calcando il tabacco, ora piegandosi a sputare. Vederli era un gusto come assistere a una scena di teatro. E ora, riprese Silver, ecco qua, voi ci date la carta perché possiamo procurarci il tesoro e smettete di sparare sui poveri marinai a spaccare loro la testa mentre dormono. Voi fate così
e noi vi lasciamo liberi di scegliere. O venite a bordo con noi una volta caricato il tesoro, e nel qual caso io mi impegno sulla mia parola d'onore a sbarcarvi in qualche luogo sani e salvi. Oppure, se ciò non vi aggrada, visto che parecchi dei miei uomini hanno un caratteraccio e che tengono vecchie ruggini a causa di punizioni, allora potete restare qui, potete. Noi divideremo con voi le provvigioni, tanto per ciascuno, e io mi impegno, come sopra, di avvertire la prima nave che incontro e mandarvela qui a ritirarvi. Ora, mi ammetterete che questo è parlare. Potevate volermi più liberale di così, no, di certo, e io spero, e qui alzò la voce, che tutti i nostri compagni qui rifletteranno alle mie parole, perché ciò che è detto a uno è detto a tutti. Il capitano Smollett, levatosi da sedere, batté la pipa contro il palmo della mano, scuotendo la cenere. «È tutto qui?» domandò. «L'ultima mia parola, corpo di mille bombe», rispose. «Respingetela e non avrete da me altro che pallottole di moschetto». «Benissimo», disse il capitano. «E ora sentite me. Se voi verrete uno per uno disarmati, io mi impegno a mettervi tutti quanti ai ferri e trasportarvi in Inghilterra, dove vi si allestirà il vostro bravo processo. Se rifiutate, sappiate che io mi chiamo Alexander Smollett, che ho issato la bandiera del mio sovrano, e vi spedirò tutti all'inferno. Voi non potete scoprire il tesoro, voi non potete manovrare l'Ispagnola, non c'è tra voi un uomo capace di ciò. Voi non potete combatterci. Grey qui si è liberato da 5 di voi. La vostra barca è mal governata, Mastro Silver. Siete sotto vento e correte a battere nei frangenti. Ve ne accorgerete. Io rimango qui, ve lo dichiaro netto e ora. Sono le ultime parole amichevoli che vi rivolgo, perché vi giuro, in nome del cielo, che la prossima volta che vi incontrerò vi caccerò una palla nella schiena. E adesso presto, ragazzo mio, liberateci della vostra presenza, vi prego, e via, un piede appresso all'altro, e di galoppo. La faccia di Silver era impressionante, gli occhi della rabbia gli schizzavano fuori dalla testa, scosse la pipa ancora accesa e gridò: datemi una mano. Io? No, replicò il capitano. Che mi dà una mano per rialzarmi? Grugnì il miserabile. Nessuno di noi si mosse. Masticando le più sozze imprecazioni, si strascicò sulla sabbia finché riuscì ad attaccarsi alla parete del vestibolo e di nuovo issarsi sulla gruccia. Allora sputò sulla sorgente. Ecco, gridò, il conto che faccio di voi. Pooh! Dentro un'ora vi riscalderò come un punch nel vostro fortino. Ridete, corpo di Satanasso, ridete pure. Tra un'ora riderete al rovescio. Quelli che morranno saranno i più fortunati. E con una spaventevole bestemmia si allontanò incespicando e affondando nella sabbia, e con l'aiuto dell'uomo dal vessillo parlamentare riuscì, dopo 4 o 5 tentativi falliti miseramente, a scavalcare la palizzata, e un istante appresso scompariva dietro agli alberi.